Benvenuti a Cisle in Forma, dove eravamo rimasti alla quinta puntata, poi c'è stato ciò che ben sappiamo e ora ci ritroviamo e quindi nuovamente in questo nostro studio, certo. Che è uno studio allestito dalla Cisle per questo nostro appuntamento che andrà naturalmente ancora una volta favorire la conoscenza delle attività della Cisle per i propri associati e non solo. Allora ripartiamo con Gabriella Conte, segretaria FNP Belluno Treviso naturalmente, e Massimiliano Paglini, che è il segretario organizzativo di Belluno Treviso, che incontriamo per la prima volta, quindi benvenuto. Grazie. In questa questo nostro appuntamento che è Cisle in Forma. Siamo alla sesta puntata, riprendiamo dunque da dove possiamo riprendere se non dalla ripartenza in sicurezza. Allora, Massimiliano Paglini, lei è il segretario organizzativo della Cisle di Belluno Treviso. Come avete affrontato il lockdown? Con grande senso di responsabilità, perché abbiamo, parole d'ordine sono state sicurezza e continuità. Abbiamo dovuto chiudere le sedi, però mantenendo la continuità delle attività per i nostri associati, tutto a distanza, in remoto, perché le condizioni erano quelle, non ci poteva essere mobilità e quindi abbiamo accolto nelle nostre sedi solo le situazioni di emergenza, ma abbiamo continuato a lavorare, infatti abbiamo svolto una mole di lavoro molto importante. Sì. Anche perché c'erano naturalmente da verificare le tante situazioni che si sono venute, sì, perché, nelle quali si sono venuti a trovare. Associati, ad esempio, molte attività hanno continuato comunque ad operare, per cui noi dovevamo garantire sia la parte ordinaria che tutta la straordinaria, perché si rivolgevano a noi molti lavoratori, molti pensionati a chiederci informazioni, quindi c'è stato anche un lavoro di tipo sociale, di assistenza sociale. E come siete ripartiti? Siamo ripartiti tra i primi in Italia, se non i primi in Italia, tutto il Veneto, la Cisle del Veneto. Il 4 di maggio abbiamo riaperto le sedi con la massima sicurezza, grazie ai nostri collaboratori, ai nostri operatori. Abbiamo lavorato preventivamente, dotando le sedi di tutte le protezioni e dei dispositivi di sicurezza, con gli appuntamenti, perché lavoriamo dal 4 maggio solo con gli appuntamenti, non si può accedere se non sull'appuntamento, ma questo ci ha consentito di recuperare già alla fine di maggio molta attività di quella che avevamo lasciato indietro nei 2 mesi di lockdown, e questo ci dà una grossa soddisfazione. Senta, la vostra esperienza personale e anche quella che avete vissuto attraverso i lavoratori delle aziende del cosiddetto lavoro agile, usiamo i termini italiani e non gli inglesismi, è un'esperienza positiva che si potrà mutuare secondo lei nel tempo o che sia possibile? Io spero di sì, spero che ci faccia tesoro dell'esperienza che siamo stati costretti a fare in questa fase di lockdown, perché le aziende hanno imparato dove non avevano mai fatto lavoro agile o smart working, certo, perché poi i termini sono anche quelli, sì, che usiamo, certo, comunemente, certo. E quindi c'è stata questa bella esperienza, questa forte esperienza di smart working, di lavoro agile. Noi confidiamo di poterlo mettere nero su bianco negli accordi dove non è ancora stato fatto, quindi questo è il lavoro che faremo nella contrattazione con le categorie, nelle aziende in cui è stato praticato e in quelle che ancora non è stato praticato. Sì, perché questo è un ambito lavorativo che sì, era presente, insomma, però in misura non certo come, ad esempio, come accade in altri paesi europei. Vengo a Gabriella, lei fa parte della categoria che rappresenta la fascia della popolazione che maggiormente è stata colpita da questa emergenza sanitaria, perché questa emergenza sanitaria ha colpito proprio, abbiamo visto, le fasce anziane della popolazione. Quali gli sforzi che sono stati messi in campo dalla vostra organizzazione per tutelare gli iscritti? Allora, noi ovviamente abbiamo stoppato tutte le nostre attività, i nostri recapiti, quindi i nostri riferimenti nei territori. Sì. I nostri anziani li abbiamo, collaboratori anziani, nel senso che proprio sono pensionati, li abbiamo lasciati a casa. Questo però non voleva dire
chiudere l'attività. Ecco, telefonicamente tutti i nostri recapitisti, i nostri collaboratori, hanno mantenuto i contatti con le, non solo con i nostri iscritti, ma con le persone comunque che si rivolgevano per informazioni, per prendere appuntamenti per il proseguo dell'attività. Quindi i rapporti si sono mantenuti e comunque abbiamo mantenuto anche con loro comunque rapporti quasi quotidiani, direi, telefonici, WhatsApp, mail, video, quindi incontri in video. Ci siamo abituati a queste modalità che per molti di noi sono lente da acquisire, perché non abbiamo... Però insomma c'è stata un'accelerazione. C'è stata un'accelerazione. E gli italiani forse hanno capito come si usa uno smartphone, quasi tutti, sì. Gli italiani hanno capito come si usa uno, sì, certo, certo. La nostra difficoltà a volte non è solo l'uso dello strumento, ma anche la rete, che sì, non sempre ci supporta, certo, nelle zone in cui abbiamo bisogno che questa sia efficace. Comunque, siete sempre stati attivi e siete stati vicini ai vostri iscritti. Molto vicini, sì. Senta, come avete organizzato la riapertura degli uffici? Allora, è stata una riapertura graduale e non è assolutamente... Gli uffici sono aperti. Sì. Chiaramente abbiamo adottato quel vademecum, quindi delle norme, sì, per poter accedere agli uffici, per poter lavorare in sicurezza, far lavorare i nostri, poi noi abbiamo anche dei dipendenti come pensionati, sì, farli lavorare in sicurezza. E poi adottare quelle misure con le quali i nostri recapitisti, i nostri pensionati, nel momento in cui vengono aperti adesso gradualmente i vari territori, i vari recapiti, possono relazionarsi con dispositivi, che so, schermi, divisori, poi vabbè, tutti i prodotti igienizzanti, eccetera. Quindi anche lavorare in sicurezza. Questa situazione non è terminata, no, e noi dobbiamo esatto, pensare, sì, che ci accompagnerà, certo, nei prossimi mesi, almeno fino a quando non ci giungerà il vaccino, con ogni probabilità, no? Certo. Oppure un farmaco che sia effettivamente efficace. Però forse si tornerà e sarà una nuova normalità, perché nulla sarà più come prima, almeno così dicono, che nulla sarà più come prima. E quindi le chiedo, che cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Voi avete fatto questi disciplinari, questi protocolli, insomma, per poter lavorare in sicurezza. Cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo, come tutti, che ci sia un allentamento delle restrizioni, questo sicuramente. Niente, ci aspettiamo, ecco, di assumere nel tempo questi atteggiamenti, che sono anche atteggiamenti di prudenza, cioè mantenere un po' la distanza, ecco, anche il fatto di lavarsi spesso le mani, di igienizzarsi, è una buona pratica che comunque vale e varrà anche nel proseguo del tempo, anche peraltro, esatto. Io comunque ecco, mi aspetto che i nostri, parlo a nome degli anziani, che i nostri anziani possano vivere meglio i rapporti familiari, nel senso che adesso è pesato molto non poter incontrare i nipoti, non poter incontrare i figli, non poter dare una mano ai figli che comunque avevano il lavoro e avevano i figli, certo, a casa, certo, non andavano, certo, a scuola. Mi aspetto che la scuola, ecco, se posso permettermi, sì, che la scuola riprenda, diciamo, in maniera tradizionale, perché comunque la socializzazione dei bambini e degli studenti è indispensabile, i ragazzi ne soffrono, e quindi proprio fare la scuola, andare a scuola di persona. E mi aspetto che l'anziano sia veramente valutato come valore, come risorsa, come memoria storica, come persona alla quale si deve garantire la salute e la tutela delle sue fragilità, sì, questo al centro, no, sicuramente. È terribile nel primo periodo quando è esplosa l'emergenza, è terribile quando si diceva è tanto una malattia che colpisce solo gli anziani, terribile, no? Che sia passata quasi non con la dovuta attenzione, esatto, una frase, esatto, di questo tipo, esatto, in bocca anche a responsabili, che non è così, perché colpisce i soggetti fragili, certo, non gli anziani, certo, certo, più, certo, fragili, certo. No, allora, che cosa andiamo a chiudere?
che siamo come sempre in ritardo, ma insomma ci prendiamo ancora un minuto, Massimiliano. Sì. Che cosa vi aspettate nei prossimi mesi? Beh, vi faccio dire una cosa in premessa, sì, per chiudere. I decreti del governo hanno aiutato l'economia, l'occupazione, i pensionati, le famiglie, però scaricano i decreti sul sindacato una grande responsabilità e una grande verità. La responsabilità è che dobbiamo servire una platea di persone enorme, perché tutti i bonus, i sussidi, gli ammortizzatori passano per il sindacato, e questa è la verità, che senza il sindacato confederale non ci sarebbe. Ecco, questo lo possiamo proprio sottolineare, sì, no? Perché è stato detto molto di tutti quelli che hanno lavorato. È implicito, perché il governo ce l'ha consegnata, sì, questa responsabilità, e noi dovremmo assicurare questo. Non siamo nelle condizioni di poterlo fare, chiediamo ai cittadini pazienza, agli iscritti, ai pensionati, ai lavoratori pazienza, perché ci siamo trovati tra capo e collo nel giro di 20 giorni, un mese, una mole di lavoro che si preannuncia, anche la regolarizzazione degli stessi immigrati è, sì, un'altra incombenza che avremo da gestire, quindi ci aspettiamo la nostra capacità di riuscire ad assicurare a tutti i servizi, le tutele, la pazienza dei cittadini e la comprensione in questa fase complicata, perché per noi è complicato mettere e organizzare un'attività che non avevamo previsto. Certo. Stiamo nuotando in un mare non conosciuto, si cerca di fare naturalmente con grande consapevolezza dell'importanza del ruolo, quello che effettivamente si riesce. Allora, noi chiudiamo qui e io voglio ringraziare Gabriella Conte, segretaria FMP Belluno Treviso della CISL, e Massimiliano Paglini, che è segretario organizzativo sempre di questo sindacato e sempre per quanto riguarda Belluno Treviso. Allora, grazie Gabriella, grazie a te, grazie a voi. Naturalmente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa sesta puntata di CISL Informa, che ritornerà la prossima settimana alla stessa ora. Arrivederci.